Del fatto, ecco, il fatto che raccontiamo oggi è un qualcosa di veramente particolare che avremmo a dire il vero preferito non raccontare. E arriveremo subito a questo. Intanto saluto e ringrazio gli ospiti in studio, Leonardo Trovato, attore principale di quello che andremo a raccontare, e l'avvocato Provino Meles che lo rappresenta in questa questione. Buonasera. Dunque, buonasera a voi, intanto grazie Buonasera. di essere venuti qui negli studi di CariatiNet per la prima volta in un'occasione diciamo un po' spiacevole. Avrei preferito magari in un'occasione di tipo diversa. Leonardo Trovato, un imprenditore di Cariati, una persona che molti conoscono per non dire quasi tutti. È stato artefice di una truffa alquanto particolare. Andiamo indietro nel tempo, ma di non molto, solo di pochi giorni fa. A quanto risale il fatto? Allora, intanto buonasera a tutti, amici di CariatiNet, e grazie a Cataldo per avermi dato la disponibilità di essere qui non a chiedere conforto, ma diciamo a dare attenzione a quello che è accaduto, perché non vorrei che nessuno si trovassi nella situazione in cui sto vivendo. Ecco, come giustamente sta quasi anticipando Leonardo, il motivo non è quello di voler essere, come dire, sotto i riflettori della telecamera, ma quello di voler veramente evitare che la storia si Vado ripeta. avanti. Allora, parliamo di 8 giorni fa, martedì pomeriggio, con una semplice telefonata che ha iniziato a tempestarmi, a giocare psicologicamente su di me. Partiamo Ecco, dalla prima telefonata. Chi ti ha fatto la prima telefonata? sono stato contattato da un numero delle polizie postali, se così si può Questo definire. numero rispondeva al vero, Sì. numero Sì. esistente. Quindi sul tuo cellulare compariva un numero che corrispondeva veramente a quello della polizia postale. Sì. E ti dicevano? Che degli operatori, se non dei consulenti finanziari, dove io avevo fatto dei piccoli, per me grandi, movimenti economici, avevano le mani in pasta e stavano truffando quello che era il mio conto. Di stare molto attento, di aprire gli occhi e di fidarmi di loro. Ho diffidato in questo dicendo che non davo alcuna informazione dietro ad un telefonino, o meglio dietro ad una Però telefonata. Leonardo, scusa, io ogni tanto ti interrompo per fare delle precisazioni. Questi nomi che loro ti hanno fatto rispondevano al vero. Sì. Le operazioni di cui ti facevano cenno erano operazioni che tu avevi fatto davvero. Sì. Quindi tutto quello che ti Confermo, hanno sì, detto. corrispondeva a verità. Lì mi sono un attimino impaurito perché era evidente, era tangibile quello che che potevo sapere solo io e il consulente finanziario e mia moglie. Da lì ho detto: non do informazioni in merito, mi reco dai carabinieri. Mi hanno fatto Cioè, quindi nome. loro ti hanno detto, queste persone a cui tu hai affidato i tuoi denari stanno facendo delle Sì. truffe, e quindi naturalmente il dubbio ti è venuto. Sì, anche perché mi hanno citato nomi, diciamo, di cariati che erano caduti nella trappola e volevano salvare, il mio conto. Quindi ti hanno Dice, informato, attenzione che ti stanno per svuotare il conto, questo ti volevano sì, dire. perfettamente così. Da lì, quando ho detto sto andando in caserma a denunciare il fatto, mi ha detto: guardi, siamo in collaborazione col maresciallo dei carabinieri di Cariati, dandomi un nominativo fasullo, la faccio contattare subito. Non ho avuto il tempo di riagganciare il telefono, sono stato contattato dal 91006, vale a dire il numero della caserma di Cariati, dove mi ha parlato una terza persona, dicendomi in modo approssimativo che quello che mi stava riferendo la polizia postale è di affidarmi a costui senza battere ciglio. Non mi ha dato la possibilità di andare in caserma perché al momento c'erano altri
che come me stavano subendo la truffa, quindi non potevo essere a sua disposizione. Quindi questo qua come si è presentato? Col nome di un... Maresciallo Giordano. Che esiste veramente? No. No. Quindi vabbè, sappiamo che i carabinieri, ecco, cambiano spesso, per cui poi a volte si conoscono nel viso, ma si può ignorare il nome. E quindi tu già hai cominciato ad avere fiducia quando hai visto che ti è arrivata quella chiamata dal numero che Della caserma corrisponde dei al Carabinieri, perfetto. di Cariate. Lì sono caduto nel tranello. Da lì hanno fatto un pressing psicologico su di me, non E lasciandomi. cosa ti dicevano di continuo quando loro ti replicavano queste cose? Avendomi fatto dei nomi che esistono su Cariati, il fatto non poteva che essere vero, anche perché sono entrati in dei conti non in modo approssimativo, ma molto dettagliato, dicendomi anche la virgola, le operazioni con il giorno, l'operatore, dicendomi erano molto mirati e ben informati del vero. Leonardo, scusa un attimo, faccio intervenire l'avvocato su quella che è la storia e come queste persone siano conoscenti di particolari che in pochi conoscono. Ecco, avvocato, mi raccontava un'altra storia che lascia capire quanto loro siano al corrente, di particolari che come fanno a conoscere, come faranno a conoscere. Ma Cataldo, innanzitutto io ti ringrazio per l'invito e voglio salutare tutti i nostri ascoltatori. C'è un dato che da un anno a questa parte la nostra comunità, ma non solo la nostra comunità, è vittima di questi raggiri, di queste truffe che si perpetrano non solo ai danni degli anziani e delle persone più deboli, ma anche nei confronti di persone come Leonardo che è una persona stimata, una persona che sta in mezzo alle persone, che vive, che conosce tutti i dettagli della vita e che però purtroppo, per sua sfortuna, anche lui, ha dovuto fare i conti con questa realtà. Gli sono Sono stati. molti i casi di cui sei a conoscenza, magari. Guarda, io casi, diciamo, che risultano a me Vabbè, casi personalmente, personali, però nell'ambiente, ecco. una decina di quelli che risultano a me, Diciamo perpetrati. di una certa entità. Sì, parliamo sempre di svariate migliaia di euro. Nel suo caso, credo che attualmente sia la truffa Più più grossa, elevata forse. e si aggira intorno ai 40.700 euro. Quello che lui non ha detto, penso, ma che Vabbè, lo l'abbiamo detto faremo da qui, continuare, ho voluto farti intervenire su questo è particolare. proprio questo. La pressione psicologica che fanno sul destinatario della truffa, da un lato, è la capacità di bloccare tutte le comunicazioni verso terze persone. Cioè, mi spiego meglio, in quel contesto la moglie, che pure ha cercato in qualche modo, sia telefonicamente, di contattarmi, non c'è riuscita perché aveva il telefono bloccato. Ma tua moglie era vicino a te in quel No, momento? mia moglie si trovava a casa. E tu dove Io principalmente mi trovavo al lavoro, poi ho chiamato mia moglie di venirmi a prendere per recarmi in caserma. Nel frattempo ero al telefono con queste persone. Però mi pareva di capire che tu non riuscivi a comunicare con l'esterno diversamente perché loro ti hanno tenuto la linea impegnata per dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 di sera, fin quando non Perfetto. hanno portato a compimento l'operazione. Ma nello stesso tempo mia moglie, che aveva mezzo capito la truffa, ha provato sia a chiamare in caserma sia a chiamare l'avvocato, dove non si riusciva in nessun modo a prendere la linea. Ripetuto più volte a fare questa operazione. Quindi una cosa studiata bene, avvocato. Parliamo di professionisti, parliamo di persone che tecnologicamente sono abbastanza avanzate, parliamo probabilmente, ma questo poi ce lo diranno le indagini a seguire, parliamo probabilmente di un'associazione, quindi composta da più persone che si dedicano a queste attività illecite. Dobbiamo dire che hanno pure delle conoscenze tecnologiche abbastanza avanzate Abbastanza perché... avanzate. Per quanto io possa essere esperto, però capisco che è difficile fare una telefonata col mio numero di cellulare e far comparire, per esempio, quel numero della caserma dei carabinieri.
Nel caso suo sono riusciti a clonare sia il numero di telefono proprio della caserma dei carabinieri e sia il numero del servizio clienti Poste. Va bene, dal Ma punto sul di vista. tabulato, scusa, sul tabulato per esempio delle telefonate della caserma dei carabinieri, risulterà questa chiamata in uscita? Quindi No. avranno trovato il modo Come inserirsi nella linea come inserire. telefonica. Sì. Allora, Aggiungo continuiamo un dato, Leonardo. scusami, che è una cosa credo importante da sapere e da comunicare a tutti quelli che ci ascoltano. È successo che ogni qualvolta questi truffatori si sono avvicinati alle persone per porre in essere quello che era il loro disegno criminoso e tutte le volte in cui sono stati contattati i carabinieri sul telefono fisso della caserma dei carabinieri, poi la truffa non ha avuto più seguito. L'idea che, diciamo così, balza subito alla mente è quella di pensare che financo i carabinieri, parliamo ovviamente di quelli di Cariati, siano oggetto di osservazione da parte di queste persone. Per cui, quando, se e malauguratamente dovessero capitare episodi di questo tipo, e avete la lucidità mentale di far sì che possano intervenire le forze dell'ordine, chiamateli diversamente, ma non sulla linea telefonica della caserma stessa. Questo è un annuncio che dobbiamo Cioè, dare. interrompete, Sì, come dire, il circuito e recatevi di persona, recatevi di solo persona, allora poi solo potete allora, continuare. esattamente. Cosa, pensiero che non è venuto a Leonardo, No, magari. scusami se vi interrompo, tengo anche a precisare che quando mia moglie provava a chiamare il numero dei carabinieri, ripeto, il 91006, loro erano al corrente che mia moglie stesse chiamando in caserma, di non permettersi perché l'operazione non era presente a tutti gli agenti che erano in Quindi caserma, bensì. avevano i vostri telefoni tutti sotto controllo Sì. e non solo i telefoni, perché loro facevano un riferimento nelle telefonate per farti capire quanto loro fossero informati della truffa che si stava per perpetrare, che in pratica ti hanno dato dei particolari anche su movimenti bancari di tua mamma, con Sì. dei riferimenti ben precisi che ti hanno tolto in pratica ogni dubbio. Che non hanno nulla a che vedere con quello che è il mio di conto corrente. Quindi Diciamo la parte, il fulcro dove sono stato loro, turbato. avvocato, verrebbe da pensare che hanno una capacità, come dire, di consultazione senza limiti, solo che poi il limite viene nel momento in cui ci deve essere, la disposizione di certe operazioni. Beh, noi allo Perché stato. altrimenti l'avrebbero fatta da sole l'operazione. Noi allo. Beh. Per quanto riguarda l'applicazione delle poste, l'applicazione intendo quella telematica, è chiaro che è necessaria anche la collaborazione di chi è effettivamente detentore in quel momento del telefono, perché l'applicazione è collegata ad un numero di cellulare ed il numero di cellulare spesso è nella scheda SIM, spesso è nel telefono di chi poi materialmente la utilizza e di chi è l'effettivo intestatario. Quindi è chiaro che io, tu, lui, un po' tutti, noi abbiamo queste applicazioni, sono associate ai nostri numeri di telefono, per cui è necessaria una qualche forma di collaborazione nostra. E sono riusciti a bypassare anche questo aspetto, perché spesso e volentieri arrivano dei messaggi, no? Che nessuno ha mai chiesto, evidentemente, di cambio password, di accesso. Anche lì bisogna fare attenzione perché sono degli hacker che hanno la possibilità di individuare non solo chiaramente il conto corrente carico, no? Però di individuare anche chi è il titolare e fare sì, no? Che questo titolare possa in un qualche modo cadere in questo tranello e magari accettare anche involontariamente o cliccare su un messaggio e quindi dare la via, poi dare il via In questo caso, quali a questo. reati si contemplano in questa situazione? Diciamo che il Perché reato principale, sembrerebbe, il così reato. come lo racconta, sembrerebbe che è un'operazione che ha fatto poi lui di suo No, pugno, no, quindi. no. In realtà ci sono tutta una serie di artifici e di raggiri fatti ad arte per indurre la persona a compiere l'operazione. Cioè, nel caso suo, gli hanno prospettato che un operatore, che effettivamente c'è questo operatore e che effettivamente aveva fatto delle operazioni, si stesse appropriando delle somme dei clienti.
delle poste e quindi si fanno riferimento, diciamo così, a delle situazioni veritiere, tali da ingenerare poi timore nella vittima e quindi diciamo che il reato che si configura principalmente è il reato di truffa. Però poi è da verificare perché ci sono tutta una serie di situazioni satelliti, quali l'uso di questa tecnologia che è evidentemente indebita, l'intercettazione assolutamente illecita delle telefonate che poi, se dimostrate, daranno, diciamo così, il là ad altri tipi di reati. Certo. Aggiungo un dato. È chiaro che se dovesse venire fuori, una sorta di, gruppo, dedito stabilmente a queste a queste operazioni è chiaro che saremmo di fronte ad un'associazione a delinquere. Naturalmente le indagini sono in corso, Sì. non si può sapere Sono in se corso. sono in Sono in corso. corso. Accontentiamoci di questo. Sono in Leonardo, corso. Tengo a allora. precisare un'altra cosa. Anche la mia email è stata Bucata. bucata, dove hanno chiesto un cambio di identità, di password. Dove sono stati chiesti dei movimenti tramite email che io non ho aperto, bensì si trovano aperte da altri luoghi. Quindi ti hanno studiato per bene, ma tu non ti sei mai accorto, per esempio, hai avuto qualche sospetto sul telefono di essere sotto controllo? Qualche telefonata, qualche Ho sempre informazione? rifiutato le telefonate, persino dei call center, figuriamoci Allora, Leonardo, un'operazione. andiamo avanti con la storia. Loro ti chiamano, ti dicono: questi soldi sono in pericolo. Cosa ti hanno suggerito di fare? Di prelevare il più Tutti possibile e o se avevo un altro conto dove i spostare 40.000 i miei euro, diciamo risparmi. 40.710 10 euro, euro. però. Era impossibile. Da Anche per qui. una questione di prelievo, non potevi prelevare 40.000 euro, 41.000 euro quasi tutti in una volta, perché conosciamo bene, insomma, le banche, le poste, che queste cifre, anche se sono soldi tuoi, non te li danno tutti subito. E cosa ti Da suggeriscono? qui mi hanno detto se conoscevo alcune persone presentatemi come carabinieri di Cariati e che erano consapevoli dell'operazione che stavano E ti compiendo. hanno fatto qualche Mi hanno nome fatto dei di nomi, carabinieri che tu conoscevi ma veramente? non veri. Però io non conoscendo questi nomi dico vabbè, non li conosco, saranno nuovi, sarà qualche agente venuto da fuori per fare questa operazione. Quindi che dovevi fare? Dovevo trasferire, intanto mi hanno invitato a Cioè, per stare prelevare, tranquillo. mi hanno invitato a prelevare, spostare i miei soldi su un nuovo conto se era Se no, disponibile, ma suppongo. non avendo altri conti, volendo mi potevo appoggiare su questi conti loro. E qui un dubbio non ti è venuto. Mi è venuto, però la forza a me me l'ha data il numero della caserma di Cariati, dove non dimenticherò Ma col mai. cellulare in mano, vabbè, noi adesso parliamo col senno di poi, avvocato, ed è più facile parlare anche per te stessa, adesso è più Ma facile parlare. parlare di Quando non persone sei coinvolta, ecco, vere. quando sei, come dire, in quella situazione, non riesci, cioè. C'è una forte pressione psicologica, perché una cosa che dobbiamo dire è che queste telefonate sono telefonate a ripetizione, cioè non lasciano neanche il tempo di Parliamo di 6 ore riflettere. di Quindi telefonate. parliamo di sole di telefonate, ma Ininterrottamente. ininterrotte, cioè non danno il tempo di ragionare e questo deve Più essere. persone o la stessa persona? Diciamo si scavalcavano tra il finto maresciallo e questo della polizia postale. Quindi tu sei riuscita a fare poi questo bonifico? Come hai fatto a Non è trasferire? stato un bonifico, ma è stata una ricarica delle diverse ricariche PostePay su quattro Diverse poste pay. diverse PostePay. Che ti hanno fornito Sì. loro. Con dei nomi, cognomi e anche la causale. Quindi una volta fatto i 4 versamenti, Non sono stati quattro. Mi hanno cioè i fatto. versamenti sui 4 conto corrente, sulle 4 PostaPay, che ti hanno detto? Allora, io avevo appuntamento col maresciallo alle 18:30 dello stesso giorno di martedì 14 maggio.
non avendo effettuato tutte le operazioni presso l'ufficio postale di Cariati, ma avendomi spostato loro su Rossano, dicendomi che gli altri uffici postali erano chiusi di pomeriggio, mi hanno portato loro sull'ufficio postale di Rossano. Lì, Come? sempre al telefono, dicendomi: vedi che le poste di Mandatoriccio sono chiuse, quelle di Mirto Crosia sono chiuse, il più vicino è Rossano, devi raggiungere urgentemente Rossano. Dopo che avevi fatto i bonifici. Le prime quattro operazioni su Cariati, vale a dire, ho caricato due poste Pay da 4.000 euro l'uno e a distanza di 10 minuti ho dovuto ripetere la stessa operazione, sempre su Cariati, di 4.000 euro sulle stesse carte Quindi prepagate. erano già 16.000 Sono euro. partiti i primi 16.000 euro. Da lì mi sono recato a Rossano. C'è da dire che Sempre col telefono in mi linea. hanno portato allo sportello con delle cuffie, perché loro dicevano che io, così come anche mia moglie e mia mamma, avevamo il telefono sotto controllo e se solo fosse fuoriuscita una minima parola, avevamo la denuncia, se non la pena, per come si Per chiama? aver Inquinamento. rivelato le indagini. Sì, per aver liberato le Questa indagini. ipotetica indagine che ci sarebbe stata contro questo dipendente postale che avrebbe sottratto i soldi. Con Da lì siamo andati insieme a Rossano. tua moglie. No, sono andato da solo. Siamo Cioè, andati a Rossano io e il truffatore al accompagnandoti telefono. sempre al Sempre telefono. al telefono o addirittura alla cuffia. Dandomi le direttive anche nel prelievo del bigliettino. Mi diceva: prendi il biglietto con la lettera A, aspetta che entrano tre persone e prendi un altro biglietto da poter fare più operazioni in due sportelli diversi. A Rossano ho finito di fare quelle che sono le operazioni intorno alle 7:30 di sera. Avendo saltato l'appuntamento delle 18:30, mi ha detto: guardi, il maresciallo ti aspetta fino alle 20:30. Non ce l'ho fatta nemmeno in questo frattempo ad arrivare a Cariati. Mi richiama, dice: ci vediamo domani all'una. Intanto forzavano la mano che volevano. Da lì hanno prelevato anche dei buoni fruttiferi dematerializzati e girati sul mio conto, perché io non avevo una disponibilità di 40.000 euro sul conto, bensì erano divisi tra conto e buoni fruttiferi postali intestati a me e a mia moglie. Hanno avuto la capacità di girarli sul mio conto e prelevare Cioè, tutto. sempre tramite Tramite me, ma tramite un computer, perché a come mi parlavano, loro è come se avessero l'accaduto proprio di fronte a vedevano sé. tutto, Mi hanno vedevano. detto: in alto a destra c'è la campanellina, schiaccia sulla campanellina. Scusa, una domanda. Tu sei cliente solo delle Poste Italiane, Purtroppo quindi sì. tutto, diciamo, avviene Nelle sul poste. circuito delle Poste Italiane. Quindi probabilmente avranno bucato, diciamo, la sicurezza Postale. del sistema postale, perché È probabile. altrimenti, È probabile. cioè, avere tutto questo quadro avvocato sotto controllo non è possibile se non accedere direttamente nel sistema e riuscire a vedere. Perché ecco, io ci ho pensato dopo che Leonardo mi ha raccontato il fatto, ho detto, dico, ma se questi che sono truffatori avessero avuto la possibilità di svuotare i conti senza fare tutta questa tiritera di 6 ore, l'avrebbero fatti da solo. Tanto sempre un furto, una truffa, in questo modo, diciamo, è un furto. Il fatto è così, il fatto è così. È chiaro però che il sospetto, uno è quello che hai appena detto tu, è che cioè questi hanno la possibilità di accedere in maniera disinteressata ai conti correnti postali delle persone e poi probabilmente per procedere con le operazioni hanno bisogno della collaborazione dell'utente. E questo è un aspetto. L'altro sospetto che ci viene a voi è pensare che ci sia qualcuno all'interno del sistema postale che possa fornire queste informazioni, però sono sospetti di cui non abbiamo prova in realtà né dell'uno e né dell'altro. Leonardo, allora, una volta svuotato il conto, Hanno che provato a forzare anche il conto di mia mamma.
telefonandola, lei è fuori sede al momento, Lo telefonandola stesso pomeriggio. lo stesso pomeriggio e anche l'indomani mattina del mercoledì 15 maggio. Cioè, sempre in contemporanea con la tua truffa stavano anche, diciamo, dall'altra parte cercando di prendere anche da tua madre. Sì. Però mi diceva che ti hanno detto anche prendi dei contanti. Cerca di prenderti il più contante possibile. Il più contante possibile, come dicevi tu, Cataldo, non ti danno una disponibilità. Io ho chiesto una cifra, ma mi è stata data, diciamo, una miseria. A me sono stati dati 2.000 euro in contanti, ma ho dovuto forzare la mano per prendere le 2.000 euro. Ma quando hai cominciato a capire veramente, cioè, mi hanno forse fregato. Ho iniziato a capirlo il mercoledì 15. Il giorno dopo, Sì. quindi la sera stessa tu ti sei sentito tranquillo, ho messo i soldi al sicuro. Cioè, questo era il tuo pensiero? O Sì. eri turbato perché effettivamente, avvocato, vivere un pomeriggio del genere Io non non è riuscivo usuale, certo. è una Sì. cosa strana, insomma. Strano. Poi la tranquillità, anche finché non ti rientrano i soldi, anche se fosse stato vero, non ci sarebbe stata. Quindi Questo è tu vero, avevi anche questo timore, ma però non chissà. riuscivo a rendermi capace come gli operatori citati dai truffatori potessero fare una cosa del genere, perché è come un avvocato, io mi fido del mio avvocato, così come io mi sono fidato di questo consulente finanziario o del direttore della posta, che addirittura essendo di Cariati ci conosciamo anche. Quindi il giorno dopo. Il giorno dopo le telefonate sono state un po' di meno, però forzavano che io andassi a commutare, a trasferire altri soldi di mia mamma, di mia sorella, di chiunque mi stava Vabbè, ma tu vicino non gli su hai quel detto, ma sta conto. indagine qua quanto dura? Non ho Cioè. voluto più di tanto e all'una dovevo essere dal maresciallo. All'una non mi è stato possibile per altri motivi, mi sono recato alle due. Quando alle 2, principalmente il cancello, diciamo, della caserma di Cariati era chiusa, ho chiamato perché lui mi rispondeva su questo numero. Io chiamavo, non solo lui chiamava me, ma io chiamavo lui e mi rispondeva. Ho detto: guardi, qui il cancello è chiuso. Dice: ma te l'ho detto, il maresciallo è fuori, rientra dopo le 16. Lì ho capito, è una truffa. Ho forzato il cancello, diciamo il citofono. Da lì mi ha risposto Rossano, ho esposto il fatto, subito mi hanno fatto entrare in caserma dove il maresciallo Stasi, Di Di Santo. Santo, chiedo Parliamo di scusa, Cariati. Sì. Cariati, sì, mi ha fatto entrare, mi ha accolto Cioè, che facendomi. gli hai detto al maresciallo quando sei entrato? Intanto ancora ero incerto, io mi sono presentato perché non conoscendo questo attuale maresciallo, ho detto: lei è il maresciallo Giordano? Dice: no, non esiste il maresciallo Giordano. Da lì Ti è caduto il mondo sono addosso. scoppiato a piangere e non ho capito più niente. L'unica, diciamo, capacità che ho avuto e che ringrazio in diretta è quello di aver fatto il numero dell'avvocato Provino Meles, che in un men che non si dica mi ha raggiunto e ha aiutato la Quindi situazione. hai dovuto verbalizzare il tutto. Sì. Avvocato, ma c'è una possibilità di poter recuperare questi soldi? Di solito ci sono dei fondi dove la gente viene truffata, magari con i prelievi diretti sulle carte, sui conti e vengono rimborsate, ma qui Intanto essendo. cerchiamo di trovare i colpevoli, i responsabili di questa situazione. Ma loro questi soldi chissà dove li avranno fatti andare a finire fino Poi, per adesso? quanto riguarda la possibilità di recupero di questi soldi, vediamo, vediamo, Leonardo, vediamo. certamente insomma non sei in uno stato d'animo Dei migliori. dei migliori, però hai trovato il coraggio di venire qui ai microfoni di Cariati Net e raccontare la tua storia. Come hai detto tu, non mi interessa che mi daranno del fessacchiotto, perché magari ci sarà anche qualcuno che non capisce la gravità di questo fatto e potrà fare un pensiero del genere, però. Tu lo fai per uno spirito di È altruismo, vero, e cioè si quello che tu pecca di fai buonismo.
non cioè, io ho pagato la mia buona fede, ho creduto in questo, sono caduto in questo gioco, però fate attenzione, non lo fate anche voi, perché queste sono poi le conseguenze. Avvocato, cosa bisogna fare in questi casi? Dobbiamo dare delle indicazioni chiare. Non possiamo dire tutta la varia casistica di queste truffe perché non ne riusciremo più, però ci sono alcune situazioni che si verificano sempre. La prima è quello che ci ha detto Leonardo, telefonate insistenti, quindi quando riceviamo delle telefonate insistenti, anche con numeri diversi, iniziamo a diffidare, la prima cosa. La seconda cosa importante da dire è che né i carabinieri, né gli avvocati, né gli architetti, nessuno vi chiede e ci chiede soldi per telefono o ci chiede oro o mandiamo persone a casa per farci consegnare. Diciamo, perché a volte ecco, non è soltanto perché, così, a volte vanno anche a casa, mandano qualcuno. Purtroppo sì, ecco. Mandano... Diffidate sempre. Diffidate sempre. E recatevi di persona dai carabinieri. E soprattutto quando ricevete tante telefonate, questo è un campanello di allarme perché vuole significare che probabilmente il nostro telefono e la nostra posizione è attenzionata dai malviventi. E succede anche un'altra cosa che dobbiamo dire per evitare che si possa poi, diciamo così, avere paura e cadere in stati d'animo particolarmente angoscianti. Perché cosa succede? Inventano queste situazioni che sono delle tragedie. Per esempio a lui gli è stata raccontata la storia del dipendente postale che faceva sparire i soldi di tutti i clienti e quindi era necessario spostare questi soldi. In altri casi abbiamo registrato che c'è un fantomatico avvocato che chiamava dalla caserma perché avevano arrestato il figlio della tizia o del tizio che aveva fatto un incidente, quindi bisognava pagare l'avvocato e il giudice che erano in caserma e quindi bisognava avere soldi e oro da pagare giudice e avvocato. Sono tutte truffe. Ripeto, non possiamo raccontarle tutte perché si verificano in maniera talmente indeterminata che non possiamo raccontare tutta la casistica, però alcuni campanelli di allarme è bene tenerli in debita considerazione. Chiamate eccessive, richieste di soldi da parte di avvocati, carabinieri, giudici, medici, cose che non esistono e soprattutto se potete andate di persona presso la caserma dei carabinieri. Carabinieri che dobbiamo dirlo stanno facendo pure loro un lavoro abbastanza rilevante in questo contesto perché mi risulta che tutte le domeniche o quasi vadano in giro per le chiese ad avvisare tutte le nostre mamme e le nostre nonne per quello che sta succedendo. E aggiungo solo una cosa, vista dall'esterno può sembrare, può venire, diciamo così, in mente l'idea che la persona sia un fessacchiotto, ma in realtà non è così, perché utilizzano... No, assolutamente no, io ci ho tenuto a precisarlo. No, voglio dirti questo, perché utilizzano, dico... perché vista dall'esterno... Poi si sa, quando ti poni all'attenzione di un vasto pubblico, c'è cioè, ognuno però noi dobbiamo metterci... e il web purtroppo in questo è maestro. Sì, no, voglio dire questo, noi dobbiamo metterci nei panni di una persona che riceve una telefonata dalla caserma dei carabinieri piuttosto che dall'avvocato, dal medico e si sente dire tuo figlio c'ha un problema, tuo figlio è in caserma, il parente è carcerato, quindi fanno riferimento a situazioni drammatiche e creano questa pressione psicologica che poi porta alla dazione spontanea di fatto dei soldi. Questo è il discorso, diciamo così, poi di fondo, per cui tanta tanta attenzione e molta diffidenza. Leonardo. Non ho parole. Io vorrei, come diceva l'avvocato, ringraziare le forze dell'ordine, particolarmente i carabinieri di Cariati, perché mi hanno capito, mi stanno aiutando, ho capito che stanno lavorando tanto, ma in modo particolare, in primis, la mia famiglia, mia moglie e i bambini che mi stimolano, diciamo, cercano di non farmi pensare all'accaduto. E poi, perché no, se me lo permettete, allo studio legale Meles, perché ripeto, sta facendo l'impossibile per me. Bene, allora io vi ringrazio per averci raccontato questa triste storia, perché ecco, effettivamente viverla poi è ancora più dura che raccontarla o sentirla raccontare. Ringrazio gli ospiti di oggi che ci hanno raccontato questo fatto
particolare. Cariatinet è sempre attenta a quello che succede nel nostro territorio, ci teniamo a tenervi informato, ma soprattutto ci teniamo a farvi stare con gli occhi aperti ed evitare che si possa ripetere ad altre persone, a qualcuno di voi che ci state seguendo, una situazione del genere. Ringrazio Leonardo Trovato, Grazie a te, Catà. l'avvocato Provino Grazie Meles. a te. Buonasera, arrivederci Buonasera, alla buona prossima. serata.